questo importante seminario organizzato insieme alla FIM CISL a tutti i livelli nazionale, regionale e provinciale, perché la CISL punta molto su questo argomento della formazione. Noi riteniamo che per poter essere interlocutori validi al tavolo delle trattative dobbiamo conoscere i problemi e quindi essere in grado anche di fare una proposta. Molte volte le aziende riducono i propri fondi per la formazione, mettendo anche in condizione i lavoratori di doversi far carico in proprio di spese non dovute. Però anche il senso di responsabilità che contraddistingue i lavoratori li porta a formarsi, ad auto aggiornarsi. Noi riteniamo che va invertito il trend, perché la formazione potrebbe essere la risposta alla crisi che oggi abbiamo nel Paese. Avendo lavoratori formati, noi possiamo essere più di appeal rispetto alle imprese che intendono investire. Loro possono essere senz'altro interlocutori dei percorsi in testa. Detto ciò, io so che sono in arrivo sia Linalucci che il magnifico rettore. Nel frattempo la nostra organizzazione, presenze e provenienze anche dagli altri territori, sono presenti delegazioni della FIM dell'area metropolitana di Napoli, di Caserta.